Nota di Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, siamo giunti alla 26esima domenica del tempo ordinario. Il Vangelo che abbiamo letto è molto bello, ma anche molto forte. Adesso gli daremo una panoramica d'insieme e poi ne approfondiremo una parte, perché tutto in una stessa omelia è impossibile, ecco, viscerarlo bene, perché gli insegnamenti che contiene sono molti. Come sempre il Vangelo forma un tutt'uno con la prima lettura del profeta Amos, che esordisce con una battuta abbastanza forte: guai agli spensierati di Sion, e termina dicendo cesserà l'orgia dei dissoluti, dopo aver descritto una scena simile a quella del Vangelo, di uomini stesi su letti d'avorio. Voi sapete quanto costa un letto d'avorio? L'avorio è sostanza altamente preziosa, insomma, si tratta di, oggi parleremo di decine di migliaia di euro un letto d'avorio, no? Sdraiati sui loro divani, che mangiano, cantano al suono dell'arpe, bevono il vino in larghe coppe, si ungono con gli unguenti più raffinati. Sottinteso, e gli altri che fanno? Punto interrogativo. Ecco, il Vangelo ci presenta un episodio simile. Questo riccone sfondato, lo chiameremo oggi, anche qui vestiti di porpora e di lino finissimo, forse le donne ne sanno più di me, insomma il lino è materiale abbastanza prezioso. Voi sapete che si chiamano i sacri lini, quelli che vengono usati per astergere il calice e i vasi sacri, no? Perché si usa il lino? Appunto perché per nostro Signore si usa una cosa preziosa e di qualità, però comprarsi un vestito di lino, penso che voi lo sappiate meglio di me, non sono molto pratico, costa un bel po' di soldi. Ecco, e ogni giorno si dava lauti banchetti, quindi banchetti lauti, a base di cosa? Oggi diremmo ostriche e champagne, insomma, probabilmente a quei tempi non lo so che cosa c'era, no? E poi, attenzione, questo ricco, Manzoni lo chiamerebbe l'innominato, non sappiamo come si chiama, il Vangelo non dice il nome. È un ricco, non ha un nome, questo è particolare molto significativo. E invece un poveraccio, descritto in maniera abbastanza drammatica, stava alla porta del ricco. Immaginate sta scena, no? Quindi la casa, una casa di lusso, dove dentro stanno facendo i banchetti, e c'è sta questo straccione, oggi lo chiameremo un clochard, ricoperto di piaghe, quindi malandato, che si stava morendo di fame, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla tavola del ricco. Cioè, guardate, questa è una scena, oggi noi siamo molto sensibili alla dignità dell'uomo, la chiamiamo così, no? Può ridursi un essere umano a stare come un cane sotto la tavola di una persona ricca, sperando di mangiare le briciole che cadono, come fanno gli animali? E però il Vangelo rincara la dose. I cani venivano a leccare le piaghe, ma nessuno gli dava nulla, nemmeno delle briciole della tavola del ricco. Questo è un quadro drammatico, questo lo approfondiremo in questa omelia. Poi ci sono le conseguenze, però, e le conseguenze sono serie, perché chi ha trascorso una vita in mezzo ai piaceri e ai bagordi, dimenticandosi addirittura che esiste chi sta morendosi di fame anche se ce l'ha davanti agli occhi, ha incarnato una logica che con quello che è il paradiso non c'è niente a che fare. Quindi in paradiso non c'è bontà, perché in paradiso c'è un'altra logica. E chi pazientemente ha sopportato, subendo anche le conseguenze del peccato di egoismo del prossimo, è giusto che terminata la vita terrena sia consolato. E da qui le sorti differenti di questo anonimo ricco che va a finire all'inferno. Il Vangelo di oggi lo vedremo nella prossima omelia, attesta esplicitamente l'esistenza dell'inferno e che nell'inferno ci stanno i cosiddetti tormenti, perché nel brano evangelico si legge: stando nell'inferno tra i tormenti. E questo poi questo disgraziato che vede Abramo e dice: guarda, manda Lazzaro, lui adesso si è ricordato che lo conosceva, a intingere un po' d'acqua che mi bagni la lingua, perché questa fiamma mi fa soffrire terribilmente. Tutto quello che la tradizione e la Chiesa ci ha consegnato, le fiamme dell'inferno, il rosario, dopo ogni decina diciamo: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci
dal fuoco dell'inferno. Questa preghiera l'ha insegnata la Madonna a Fatima. La Madonna non insegna preghiere dette a vanvera, tanto per dire, perché purtroppo il fuoco dell'inferno esiste. E il Vangelo si chiude con questo ricco che dice: senti, per carità, io ho tutti gli amici miei e i miei parenti che sulla terra non ci credono che esista l'inferno, pensano che siano favole, oggi diremo roba da medioevo, ancora stiamo appresi a queste cose. C'è anche qualche teologo che anche recentemente continua a cianciare, a dire sciocchezze, che l'inferno non esiste, che i diavoli non esistono, che il male è soltanto un concetto, tutte quante stupidaggini di altri tempi. Io non lo so quello che voi pensate, da sacerdote, ministro della Chiesa, devo dirvi, vi prego, non pensate questo, perché chi pensa questo si sbaglia, e chi parla nel Vangelo è Gesù, e Gesù le frottole non le racconta, le balle non le racconta, le bugie non le dice. Quindi se ci presenta questo Vangelo non è certamente per metterci paura o per terrorizzarci, perché Gesù non ama agire come un terrorista, però vuole anche dirci attenzione, perché questa cosa c'è. E l'inferno non è vuoto, perché se dico c'è andato, quindi qualcuno ci va, e non è semplicemente come dire: ah, vado all'inferno, non vedo Dio, quindi c'è una sorta di dissoluzione dell'essere ma non soffro, no? L'inferno è una vita purtroppo senza fine, trascorsa tra i tormenti. Ogni tanto bisogna pensarci, vedo, non per angustiarci o per terrorizzarci, ma per comprendere anche come è molto serio l'esercizio della nostra libertà, perché noi ci stiamo scrivendo la nostra sorte ultraterrena a seconda di quello che facciamo in questa vita terrena. Allora questo gli dice: senti un po', manda qualcuno, manda qualche morto, manda Mosè dai miei a dirgli: state attenti che l'inferno esiste. Gesù gli risponde: no, c'è la Sacra Scrittura, hanno Mosè e i profeti, cioè c'è la Bibbia, quello che abbiamo letto oggi diremmo c'è il Vangelo, c'è la parola di Gesù. Se Dio ha detto che una cosa esiste, tu ci devi credere a quella cosa lì. Dice: no, ma se torna uno dei morti vedrà che ci credono. Ed è significativo quello che risponde Gesù: se non credono alla Scrittura, neanche se un morto risuscitasse, ci crederebbero. Questo per chi pensa, dice: ma io non ci credo in Dio. Non so se avete mai sentito dire, ma tante volte hanno detto: ah, però se vedessi un bel miracolo, se vedessi un bel morto che risorge, allora ci crederei. Gesù nel Vangelo dice: no, non è così. Perché quando uno c'ha il cuore chiuso e non ha la mente aperta a qualche cosa che è più grande di lui, anche tutti quanti i segni che il Signore può mandare regolarmente vengono disattesi. Allora, concludiamo approfondendo la prima parte del Vangelo. Ricco senza nome. Che significa questo? Il nome nella Bibbia è una cosa molto bella, capite? Quando qualcuno ci chiama per nome è una cosa bella. Io racconto sempre, non so se è successo anche a voi, io non sono più giovanissimo e non sono più neanche vecchierello, sto, come diceva Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita. Ecco, però ai tempi miei ebbi un trauma nel passaggio tra la quinta elementare e la prima media, non so se è successo anche a voi, perché fino alla quinta elementare, dove c'era il maestro unico, tutti mi chiamavano Leonardo, d'accordo? E io chiamavo i miei amici Alberto, Francesco, Barbara, Nicola. In prima media Leonardo c'era più, Pompei, quindi è una cosa bruttissima, capite? Bruttissima essere chiamati, perché già chiamare per cognome significa mettere, e poi avete visto, quando qualcuno gli stiamo un po' antipatici, non ci chiama proprio, capito? Non ci nomina, quindi è già troppo se ci rivolge la parola, ma mai ti chiamerà per nome. Se ti chiama dispregiativamente per cognome, se non te nomina proprio. Allora il fatto che questo ricco non ci abbia il nome, sapete che significa? Significa che è una persona che sta perdendo la bellezza dell'essere umano, dell'essere uomo, perché nel nostro nome c'è la nostra persona, c'è la nostra individualità, c'è anche la bellezza creaturale che ci parliamo dietro. L'egoismo e l'immersione nei vizi più bassi di quest'uomo, no? Io dicevo domenica scorsa, io queste cose le ho viste con gli occhi, quando tanti anni fa, io una venticinquina d'anni fa, scarsi, stetti 40 giorni nel paese più povero dell'America Latina a fare una specie di missione in Bolivia. Io sta cosa del Vangelo l'ho vista, cioè lì in questa nazione tu vedevi un freddo boia, alla pazza sono 4200 metri, se muore di freddo e i riscaldamenti dentro le case non ci stanno, tu ti vedevi in certe parti di questa metropoli
bambini piccoli, 5-6 anni, in pantaloncini corti e canottiera, che come non si sono assiderati, non si sa che vicino, c'avevano un asinello che era uno scheletro a forma di asino rivestito di pelle, e davanti a loro le case dei ricchi latifondisti che uscivano col macchinone e con l'autista. Cioè, quando uno vede quella cosa lì, cioè, mi viene proprio un moto di rip e dice: questo non è giusto, non si devono vedere queste cose. Ricordate il Vangelo di domenica scorsa? Gesù chiamava la disonesta ricchezza, perché non è giusto. Cioè, chi di voi, alzi la mano, chi di voi pensa che sia una bella cosa sapere che c'è sta gente che non sa che faccio con i soldi? Ce ne stanno tanti, e migliaia di bambini che muoiono di fame. Io non voglio fare un discorso retorico, ma sapete, poi la gente, sapete che dice? Non so se lo pensate anche voi, dice: ah, Dio non esiste, perché se Dio esistesse non morirebbero i bambini di fame. Ah, bravo Dio che vede i bambini morire di fame e non ci fa niente. Voi siete d'accordo con questa cosa qui? Sì o no? Sapete perché i bambini muoiono di fame? Perché ci stanno ancora ricconi sfondati che sanno che faccio quei soldi e sanno fa manco un briciolo d'elemosina, perché i beni nel mondo ci stanno per tutti, capito? Ho raccontato tante volte una cosa, ve la racconto anche oggi, e cifre della FAO, e voi sapete che qualche anno fa io portai i ragazzi della mia vecchia parrocchia a Roma ad una mostra sul cibo. Sapete che cosa c'era scritto in questa mostra? Questo riguarda tutti noi, perché dicevano: io non sono ricco sfondato, quindi io non c'entro. Allora, hanno fatto una stima, attenzione, quelli della FAO, quindi non la Chiesa, quindi non gente di parte, hanno fatto una stima delle migliaia di tonnellate di cibo che ogni anno viene gettato nei cassonetti, sprecato. Hanno fatto un conto, l'equivalente in denaro e l'equivalente del fabbisogno della gente che si muore di fame. Vi dico una cosa, sapete, con quello che viene buttato al secchio non solo sarebbe risolto il problema della fame del mondo, perché ogni anno, questo lo sappiatelo, 800 milioni di persone muoiono di fame, sono tante, ma con il cibo sprecato sarebbero sfamati 3 miliardi e 200 milioni di persone, 4 volte tanto. Sapete che significa? Che se tu mangi e butti le cose nel secchio, il nostro Signore, quando morirai, ti dirà: tu sei responsabile di quel bambino che è morto di fame, perché se ti avanzano le cose, non le buttare nel secchio, risparmia 2-3 euro e mandale in elemosina alla fine del mese, perché se tutti mandiamo 10 euro al mese in elemosina, non muore di fame nessuno. Allora, è colpa di Dio o è colpa nostra? Punto interrogativo. Questa era di chi è la colpa? È un discorso sensato dire: ah, ma Dio non esiste perché muoiono i bambini di fame. Quando saranno morti, chi pensano così, tu gli dirà: guarda, adesso ti faccio vedere una bella cosa. La stima, quella cosa che ha raccontato Don Leonardo, te la faccio proprio vedere, d'accordo? E ti faccio vedere tutte quante le cose che hai sprecato nella vita tua. Ci facciamo insieme un pochino di conti e vediamo con le cose che hai sprecato tu quanti bambini non sarebbero morti di fame. Che vogliamo fare poi? Che gli raccontiamo al nostro Signore? Capite? Allora, il grande insegnamento è questo: cuore aperto, figli miei. Se ci avanza qualcosa, diamo senza problemi. I figli di Dio, la legge del paradiso è il dare. La legge dell'inferno è il prendere solo per sé. Chi vuole andare in paradiso deve imparare a dare, perché in paradiso la legge è l'amore. Chi vuole andare all'inferno, sapete che il diavolo, che cosa ha fatto il diavolo? Il diavolo si è voluto prendere, ma tanto non ci riesce. Lui voleva diventare come Dio, addirittura quello si voleva prendere. Io voglio essere Dio, voglio essere come te, me lo devi dare per forza. È diventato il diavolo. E all'inferno c'è la legge del cercare di prendersi, di accaparrarsi il più possibile per sé, nell'illusione che questo ci farà felici, ma questo ci renderà disperati in questa e nell'altra vita. La legge di Dio e del Vangelo è un'altra, tutti quanti noi adesso dobbiamo guardare e adesso dobbiamo convertirci. Bene, ci aiuti Maria Santissima, ecco, a prendere molto sul serio, certamente senza spaventi e senza terrori, queste parole di Gesù, ma anche con molta serietà, ecco, nella consapevolezza che non vogliamo e non possiamo vivere come uomini senza nome, ecco, ma la bellezza del nostro essere sarà anche proporzionata a quanto impariamo ad aprirci, a dare e a guardare soprattutto chi ha bisogno del nostro aiuto. Ne ha diritto, d'accordo? Ed è tanto bello
darlo e darlo con gioia. Siamo lodati Gesù e Maria.